Favorevoli Commissione e Governo, Lenzi chiede di intervenire, prego. Prego, collega Lenzi. Prema il pulsante. Grazie Presidente, solo per illustrare un emendamento ai colleghi, la proposta uscita dalla Commissione dice che questa attività può essere svolto in collaborazione con terzo settore e volontariato. Ricordo all'Aula che il 9 di aprile abbiamo votato la legge delega sul terzo settore, nella quale è chiaro che il volontariato ne è a pieno titolo parte fondamentale. Si tratta quindi di un correttivo che tiene conto di quanto fatto da quest'Aula un mese fa. Grazie collega Lenzi, non mi pare ci siano altri interventi. Dichiaro aperta la votazione sul 280. Cassano. Chi altro non riesce a votare? Grassi. Qualcun altro non riesce a votare? Beh, dichiaro chiusa la votazione. 286 favorevoli, 31 contrari, la Camera approva. Adesso andiamo a pagina 50. C'è il 2 e 84, Luigi Gallo. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Pareri contrari di Commissione, Governo e relatore della Lega, favorevoli SEL e Movimento 5 Stelle. Carra. Ghizzoni. Maffredi. Chi altro non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 68 favorevoli, 296 contrari, la Camera respinge. 286, Pisano. Pisano, prego. Sì, io vorrei accennare delle cose che poi saranno valide anche per gli ulteriori quattro emendamenti successivi. Qui noi stiamo cercando di dare alle istituzioni scolastiche degli indirizzi formativi prioritari ai quali guardare. Quindi non ci sono indicazioni di tipo tecnico o finanziario, ma semplicemente delle indicazioni di indirizzo. Voi parlate di competenza in materia della cittadinanza attiva, rispetto delle differenze, competenze linguistiche, rispetto del patrimonio, delle attività culturali, cioè, sono tutte indicazioni anche secondo me che non parlano il linguaggio correttamente pedagogico che dovrebbe esserci in un decreto che parla di scuola. E su questo io mi appello al relatore che vedo distratto e al governo. Perché? Perché nei principi che in realtà noi vorremmo inserire ci sono invece principi che sono riconosciuti a livello internazionale dalla pedagogia e dalle neuroscienze. Uno di questi, ad esempio, è il concetto dell'orario. Ormai è un secolo che la pedagogia ha accertato che la libertà del bambino è essenziale per il suo apprendimento, che non è inteso come assorbimento di una lezione attraverso l'ascolto di parole o dettati, ma attraverso le esperienze che fa nell'ambiente in cui vive. In anni più recenti le neuroscienze hanno confermato quanto stabilito dalla pedagogia del Novecento. Il bambino deve quindi avere e godere della libertà per scegliere, per lavorare il tempo che desidera, per non lavorare, per lavorare senza essere interrotto da altri bambini o dagli orari imposti da una tabella. Questo è un fatto accertato a livello internazionale. Tutti i modelli di eccellenza didattica che sono stati anche menzionati da Renzi nelle sue visite internazionali, quindi il Montessoriano, il Reggio 06, le scuole senza zaino, si fondano su concetti ad oggi.